Buongiorno a tutti, io sono Silvia. Oggi vediamo insieme alcune espressioni tipiche della lingua italiana che forse non conoscete ancora. Prima espressione. Una tira l'altra. Mamma mia, che buono questo panettone, ne voglio un'altra fetta. Sì, davvero, una tira l'altra. Sì, davvero, una tira l'altra. Una tira l'altra. Significa che certe azioni vengono ripetute quasi compulsivamente, senza riuscire a mettervi un freno. Il panettone è così buono che non riesco a fare a meno di mangiarne un'altra fetta. Una tira l'altra. Seconda espressione. Non c'è anima viva. Non c'è anima viva. Stamattina sono andata in centro, ma non c'era anima viva. Considerando che siamo nel periodo natalizio, è molto strano. Stamattina sono andata in centro, ma non c'era anima viva. Considerando che siamo nel periodo natalizio, è molto strano. Non c'è anima viva è un'espressione che si usa per dire non c'è nessuno. Stamattina sono andata in centro, ma non c'era nessuno, non c'era anima viva. Terza espressione, non si sa mai, non si sa mai. Dai, andiamo, che sennò arriviamo in ritardo. Aspetta, aspetta, prendiamo un ombrello, non si sa mai. Dai, andiamo, che sennò arriviamo in ritardo. Aspetta, aspetta, prendiamo un ombrello, non si sa mai. Prendiamo l'ombrello. Perché non sappiamo se pioverà oppure no. L'espressione non si sa mai esprime incertezza in merito agli sviluppi sia positivi sia negativi di una situazione. Vediamo un altro esempio. Ricontrolla bene l'email prima di inviarla al professore. Non si sa mai. Ricontrolla bene l'email prima di inviarla al professore. Non si sa mai. Dato che potresti aver fatto qualche errore, è meglio se ricontrolli l'email prima di inviarla al professore. Quarta espressione. Mi hai letto nel pensiero. Mi hai letto nel pensiero. Non ho proprio voglia di vedere questo film. Ne mettiamo un altro? Sì, dai, mi hai proprio letto nel pensiero. Mi hai proprio letto nel pensiero. Mi hai proprio letto nel pensiero. Non ho più voglia di vedere questo film. Ne mettiamo un altro? Sì, dai, mi hai proprio letto nel pensiero. Io pensavo la stessa cosa. Quinta espressione. Dare buca. Io e Martina dovevamo vederci ieri sera, ma mi ha dato buca. Io e Martina dovevamo vederci ieri sera, ma mi ha dato buca. Dare buca significa non presentarsi a un appuntamento. Io e Martina dovevamo vederci ieri sera, ma lei mi ha dato buca. Lei non si è presentata. Lei non è venuta. Sesta espressione, il cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia di una persona è l'ambito, l'attività o il settore in cui la persona riesce a mostrare meglio le proprie doti. Il cavallo di battaglia di una persona è il suo punto di forza. Per esempio, i prodotti high-tech sono il cavallo di battaglia della nostra azienda. Giovanni è bravissimo a suonare il pianoforte, è il suo cavallo di battaglia. Giovanni è bravissimo a suonare il pianoforte, è il suo cavallo di battaglia. È la cosa in cui Giovanni riesce meglio. Settima espressione, o meglio, parola. Appunto. Appunto. Sembra che domani ci sarà lo sciopero dei mezzi. Appunto per questo è meglio andare al lavoro in macchina. Sembra che domani ci sarà lo sciopero dei mezzi. Appunto per questo è meglio andare al lavoro in macchina. Cavolo, ho perso il treno. Avrei dovuto ascoltarti e uscire prima di casa. Appunto. Questo
appunto significa lo so. Lo so che avevo ragione io, lo so che dovevi uscire prima di casa, te l'avevo detto. Ottava espressione, nuovo di zecca. Nuovo di zecca. Caspita, ma che bella la tua macchina. Grazie, è nuova di zecca, l'ho presa ieri. Grazie, è nuova di zecca, l'ho presa ieri. Nuova di zecca significa nuovissima. Grazie, è nuovissima, l'ho presa ieri. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questo video sia stato utile e che voi abbiate imparato qualcosa. Se avete qualsiasi domanda, come al solito, scriveteci qui sotto nei commenti. E per favore, se questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!